Concentriamo un po' più sugli aspetti tecnici. Mi copio sempre la solita frase, devo imparare la memoria. La cosa bella è che se io la cancello, mi torna stretto. Eccolo. Perché? Ok, adesso facciamo un backtesting iterativo. E finora abbiamo fatto cose abbastanza astratte, adesso io voglio fare una classe che investe proprio denaro, cioè quindi avrà una certa quantità di denaro, sarà in grado di investirla, considera anche le commissioni mentre agisce, quindi avremo anche la differenza tra il bid e l'ask, perché quando compra deve comprare, mi sembra, all'ask, e quando vende deve vendere al bid, quindi quando va long deve usare il prezzo ask, quando va short deve usare il prezzo bid. Ok, per il momento è ancora tutto simulato, però il corso finirà con una classe che invece va in tempo reale. Ok, cioè simulato nel senso che il tempo avanza simulato alla nostra variabile, cioè abbiamo una variabile t che simula l'avanzamento del tempo, però per il momento è ancora tutto simulato, non è in real time. Ok, importiamo tutte le cose che sono da importare, importatevi il vostro ANDA, ricordate di togliere mai. Ok. Questa classe è esattamente identica a quella che abbiamo già fatto. Guardiamolo un attimo, soltanto che gli ho cambiato nome, l'ho chiamata Iterative Base. Ok, vuole il simbolo, start and end. Poi vuole un bilancio. Il bilancio sono quanti soldi diamo a disposizione alla classe da investire. E avrà il current balance e l'initial balance. L'initial balance e current balance all'inizio saranno identici, ovviamente, poi li spende, quindi il current balance cambierà. Al solito, quando viene inizializzata un'istanza di questa classe, chiama getData. GetData fa la cosa che ormai sapete fare benissimo, soltanto che questa volta distingo il prezzo bid dal prezzo ask, cioè non tengo solo un prezzo, ma distingo il prezzo bid e il prezzo ask. Quindi mi scarico i dati del prezzo bid, granularità giornaliera, vedete B e A. Adesso arriviamo. I dati del prezzo bid e i dati del prezzo ask. Dopodiché, questa cosa. Okay. Questi sono i prezzi in chiusura. A sta per apertura, sono i prezzi di apertura bid e apertura ask. Perché scarico anche quelli di apertura? Perché io a fine giornata, guardando il prezzo di chiusura, so cosa è successo, decido la strategia e eventualmente compro o vendo il giorno dopo, ma in apertura. Quindi faccio proprio la cosa più realistica possibile. Quindi io guarderò per decidere che strategia fare, guarderò il prezzo di chiusura, perché decido a chi fine giornata, ma sarà il prezzo di apertura del giorno dopo, quello in cui io effettivamente riuscirò a comprare o vendere. Ok, per quello, apertura bid, apertura ask. Poi prezzo è semplicemente la media tra il prezzo di chiusura e il prezzo di apertura. Questo lo userò per farmi delle statistiche e prendere delle decisioni. Quindi io prenderò le decisioni basandomi su questo prezzo e poi log rate è il solito rendimento logaritmico del prezzo. Ok, poi abbiamo il plot data. Cosa fa il plot data di bello? Ah niente, mi fa il plot del prezzo, niente, nulla di particolare. Ok, eseguiamo tutto. Creiamo la classe, va dal 2009 al 2021? Vabbè, prendiamola dal 2011 al 2023. 2011-2023 e do alla classe da gestire 100.000 dollari, perché sto comprando euro pagandoli in dollari, quindi quel 100.000 sono dollari, quindi va 2023-2011. Attenzione, dovete cambiare anche 2011, perché se lasciate 2009 vi dà uno strano errore sulle candele, che non c'entra niente con le candele, ma significa che avete chiesto troppi dati a Oranda. Ok, ci metto un po' perché scarica un 12 anni di dati, già fatto. Ok, andiamo a vedere
i dati se li ha scaricati. Ok, vedete, bid ask, a bid ask. Attenzione che a bid e a ask sono i prezzi di apertura di quel giorno, non del giorno dopo. Cioè, quindi questo giorno lui ha aperto a 1.33.7, 1.33.8 e ha chiuso a 1.33.8 e 1.33.9. Benissimo. BC, facciamo plot data. Oh, oh. E niente, plot solito di euro dollaro. Come è andato euro dollaro? Va da quasi 1,5 a sotto 1. Benissimo. Adesso mi copio tutta la classe. Me la copio sotto, la copio. Okay. E aggiungo una funzione. Potete aggiungerla anche sopra, non serve che la aggiungete sotto. Def get values. Questo al momento quando la scrivo vi sembrerà assurda. Serve semplicemente per ottenere i valori al tempo t. Adesso date uguale string. Bid uguale self data punt data i lock. Sì. Ask è identica. Ask. E aspettate, self data non basta, è self data.bid.locT e questo qua punto ask. Questo qui al momento, apparentemente non serve a niente al momento, serve semplicemente per ottenere i valori al tempo t. I valori di, adesso l'ho cancellato, lo rifaccio, data. Vedete questi? Mi dà la data. T è un numero, T0 è questo. Dov'è? T0 è questo, T1 questo, T2, T3. Mi dà la data, il prezzo bid, il prezzo ask, e il prezzo prezzo. E mi fa il return di tutto. Date, bid, ask, prezzo un attimo. Scusa, un attimo se sbaglio, price. Ok, parametro date, questo? Esatto, non andrebbe messo tipo nella basket. Non ho capito. E qui c'è un po' di casino tra data e date. Ok, dimmi. No, perché a questo ci serve fare date? Non è che la tiriamo giù, è questa data qui. Questa ci serve poi per debugging, perché poi così vedremo il tal giorno ho fatto questa operazione, il tal giorno ho fatto quest'altra. In realtà questa qua serve prevalentemente per debugging, questo get values. Ok, dobbiamo testarla o vi fidate? Fa niente, possiamo anche fidarci. Ok, poi noi andremo a fare degli scambi, e quindi varierà la quantità di dollari che io ho, di euro, scusate, che io ho nel portafoglio, perché potrei comprarne, potrei venderle, ok? Inoltre voglio sapere quanti scambi ho fatto per poter pagare le commissioni, quindi aggiungo qua sopra dove c'è nell'inizializzazione self.units, che originariamente viene messo 0, e self.trades, che originariamente viene messo 0. Trades indica il numero di volte in cui ho fatto uno scambio, poi mi serve per calcolarci le commissioni e lo spread. Units invece indica il numero di euro che io possiedo in quel momento, potrebbe essere anche negativo, è positivo se sono long e negativo se sono short. Ok, e finalmente facciamo le funzioni che servono. Def buy, questa è la funzione che compra.
self. Bisogna stabilire quante unità di euro compriamo. Oppure in alternativa quanti dollari investiamo e poi ci penserà lui a calcolare quanti euro compra. Quindi ho due parametri che possono essere entrambi non amounts. Units indica quanti euro voglio comprare e amount indica quanti dollari voglio spendere per comprare euro. Una di, chiaramente solo uno dei due ha senso, se si riempiono tutti e due non sappiamo che fare. Quindi questo indica l'azione di comprare. E scusate, mi cambiate una cosa qui, per rimanere compatibile con quello che ho fatto a casa. Nella get value sopra, restituite date, price, bid, ask, e non date, bid, ask, price. Qui. Grazie. Perché adesso la uso. E un'altra cosa, scusate, ci servirà a che tempo lo facciamo. Quindi un altro parametro che non avevo messo, T. Quindi T, a che tempo stiamo facendo questa operazione? Quindi date, price, bid, ask, get values T, mi scarico la data, cioè il momento in cui sto facendo l'operazione, il prezzo medio, e bid e ask. Ok? If amount is not non. Ora, se l'utente ha specificato amount, allora io mi ricalcolo units. Questo è facile perché... Quindi se l'utente ha specificato amount, io mi calcolo quante unità voglio comprare, dividendo amount per ask price, perché io sto comprando, quindi uso prezzo ask. E lo converto a intero, perché posso solo comprare quantità intere di euro. Okay. Chiaramente in questo caso, se l'utente ha specificato anche units, io vado a sovrascriverlo, peggio per lui, così impara a specificare due cose. Se invece non ha specificato amount, spero che abbia specificato units e siamo a posto. Adesso faccio tutte le operazioni. Current balance. Prendo current balance e ci sottraggo units per ask. Quindi ci sottraggo le unità che ho comprato per l'ask price. Incremento il numero di units che possiedo di units, e aver usato la stessa variabile non è una scelta felice. E incremento il numero di trade che ho fatto di 1. Dopodiché stampo un'informazione a schermo, così sappiamo quello che è successo. Stampo che a questa data compro units a, nel senso di pago, li pago a, e poi qui dovrei mettere ask, però se metto ask rischio di trovarmi un numero con chissà quante cifre, quindi per sicurezza lo arrotondo a 4 cifre dopo la virgola. Bene. Quindi per debugging mi stamperò che ho comprato tot units. Okay. Eseguiamo il tutto. Ricreiamo la classe. Qui. E faccio una prova per vedere se funziona. Prova a comprare al tempo 20 400 euro.
compro al tempo 20 400 euro e mi dà errore, infatti, cosa che vuole? Get values is not defined. Se riga sopra, get values. Ah, un self. Perché Python c'è sta maniera del self? Ok, grazie. Ok, mi ha detto il 21/1/2011, perché al tempo 20 sono passati circa 20 giorni, infatti dal 1 gennaio sono passati 20 giorni, alle ore 22 compro 400 a 1.3622. Ok, quindi la buy, potrei anche chiedere BC units, vedere se ne ho 400, BC, cos'è? Current balance. E ho 99.455 dollari. Ok, direi che ci siamo. Mi faccio anche, sempre per motivi di debugging, una funzione che mi stampa print current situation self t. Ok, al solito mi scarico tutta questa cosa qui iniziale. If self.units maggiore di 0, due punti, mi calcolo il valore. Scusate per il prezzo. Allora, se io ho delle unità, quindi possiedo degli euro, il valore dei miei euro è determinato al prezzo bid, perché qualora io li vendessi in questo istante otterrei il prezzo bid. Se invece è negativo, vuol dire ho un valore negativo, allora vuol dire che io sono short e il valore dei miei euro è determinato al prezzo ask. Ok. E poi print, facciamo una cosa simile a questa e lo copio. Allora, la data, ho investito round valore virgola 0, non voglio cifro dopo la virgola. Poi possiedo virgola units, penso di aver finito quasi, adesso controllo. Ok, mi scrivo quanto possiedo, quanto ho investito, no, bisognerebbe mettere anche quant'è il mio bilancio totale, perché io ho una parte investita che mi dà questo valore e una parte mi è rimasta in mano su current balance, quindi possiedo e mi copio questo pezzo, totale, e viene valore più self.current balance e tutta questa cosa qui me la arrotondo. Ok. Così ho quanto ho investito in soldi, quante unità possiedo e il totale che ho. Quindi quanto ho di cash disponibile liquido più il valore di quello che ho investito. Invalid syntax, devo aver perso infatti qui una virgola, ci manca. Ok, e qui potrei fare BC print current situation. Ah, vuole il tempo T? Eh sì, direi di sì. Quindi faccio stampare la current situation al tempo 20. Units is not defined. Self units. C'è qualcos'altro? No. Ok, situazione al tempo 20.
ho investito un patrimonio di 544 dollari, possiedo 400 euro e ho un totale, chiaramente. Ok, se noi andiamo avanti al tempo 21, lui comunque sa che io possiedo 400 euro, però cambierà questo valore qui e questo valore qui, anzi più che al tempo 21 andiamo avanti al tempo 70, quindi un po' di giorni andiamo avanti, vedete, al tempo 70 i miei 400 euro sono aumentati di valore e adesso il mio totale investito è diventato 559 e il mio totale soldi sono 100.014. Ok, e purtroppo non potete fare invece esempio 19. Perché non potete fare 19? Perché io al tempo 19 non avevo ancora comprato e non ho, non tengo conto di, e siccome units, units è una singola variabile, io se torno indietro nel tempo non, cioè lui usa la variabile, il valore attuale della variabile, quindi questa è, diciamo, una classe che va solo avanti nel tempo. Se avete fatto un acquisto al tempo 20 e dopo chiedete informazioni riferite al tempo 19, lui non le sbaglia. Faccio vedere, se io chiedo informazioni al tempo 19 mi dice che ho 400 euro e non è vero. Quindi questa qua è una classe che va solo avanti, una volta che ha fatto un'operazione, da lì in poi lui si dimentica del passato. Ok. Inutile dirvi che la prossima classe è la sell, che è esattamente uguale. Quindi buy, la copiamo, anzi provate a farla da soli, ci sono un po' di cose da cambiare stando attenti, la sell. Units è sempre positivo, quindi vendiamo un quantitativo positivo, poi ovviamente dovete tenere conto voi dei segni. Provate a cambiare la buy e far ottenere la sell. Allora vediamo, beh, questa riga è uguale, questa riga è uguale, questa riga non usa il prezzo ask ma usa il prezzo bid, perché io vendo al prezzo bid. Poi il current balance non va in negativo ma va in positivo, sì, questa è un po' delicata la faccenda, sì, quindi posso andare sopra 100.000, ma poi è una posizione, ok, va in positivo, quindi più, e non è per ask ma è per bid. Poi self units calano, i trades rimangono sempre positivi perché mi servirà per calcolare lo spread, invece di compro c'è un vendo e qui invece che ask c'è bid. Ok, la sell è fatta. E attenzione, quindi il current balance può andare sopra 100.000 perché io inizio con una posizione short, però ovviamente io ho current balance sopra 100.000, però poi ho una posizione short che è soldi in prestito praticamente. Ok, facciamo anche un'altra funzione che chiude tutto. Close. Questo chiude tutte le posizioni, chiaramente sarà la funzione che useremo alla fine, cioè finito tutto, chiudo qualunque cosa succeda. Self T. Al solito mi scarico tutta la roba. Adesso, if self units maggiore di 0, vuol dire che io ero long, quindi ho degli euro in posizione long, quindi li possiedo, devo venderli e quindi chiamerò la sell al tempo T con units uguale units. Con units uguale self units. Ok, quindi se avevo degli euro li vendo, e se non avevo degli euro negativi, vuol dire che ero short, li devo comprare. Attenzione qui, perché devo metterci un segno meno. Diamo il commento anche. Attenzione al segno meno, perché
self units adesso è negativo, io ad esempio sono short di 500 euro, devo quindi comprare quei 500 euro, ma qui ci devo mettere 500, non meno 500. Tra l'altro sarebbe bello, sarebbe il caso di mettere in queste funzioni qui un controllo che units sia positivo, perché sennò succede un disastro. Faccio l'opposto di quello che devo fare. Ok. A questo punto, io siccome questa funzione la chiamo quando ho concluso tutto, mi calcolo la performance totale, quindi performance uguale self current balance meno self punto initial balance diviso self initial balance. Questo è il rendimento semplice, non logaritmico, totale su tutto il periodo. Poi mi stampo un po' di informazioni. Tutto chiuso. Ok. E alla fine mi stampo un piccolo rapportino su quello che è successo. Quindi prima la data, poi mettiamoci la barretta verticale, il mio bilancio. E sono quanti soldi ho, quindi round self current balance virgola zero, arrotondo brutalmente, poi la barretta per separare performance virgola round performance moltiplicata per 100 e teniamo due cifre dopo la virgola e poi ci metto anche il simbolo di percentuale, quindi la performance moltiplicata per 100 quindi sarà tipo 98,17,23. Potevo anche arrotondarla a zero cifre dopo la virgola, prima moltiplico e poi tengo due cifre dopo la virgola, quindi praticamente sto tenendo quattro cifre dopo la virgola. Ok. Ah, e anche mi servono il numero di trades che ho fatto, virgola, barretta verticale, trades, virgola, self.trades. Ok, units è inutile che glielo chieda perché è sicuramente zero, perché ho appena chiuso tutto. Ok, quindi mi farà... Benissimo, dopo queste bellissime aggiunte eseguiamo tutto di nuovo. Istanzio la classe, faccio un buy di 400 euro come al solito, gli chiedo la situazione corrente al tempo 25, quindi 5 giorni dopo che ho fatto quel buy, ok, ci sono il leggero guadagno, passiamo al tempo 50, andiamo un po' oltre, andiamo al tempo 120, ok, sono abbastanza in netto guadagno. Okay. Adesso vendo molto più di quello che ho comprato, quindi al tempo 120 vendo 7000 unità, quindi vendo molto più di quello che ho comprato e me lo dice, voglio la situazione corrente però al tempo 121, tipo un giorno dopo, al tempo 121 mi dice che ho investito una quantità negativa perché sono short, infatti possiedo meno 6.600 e sono in attivo, quindi questo totale è la somma di questo investito più i soldi che mi sono avanzati e ho bisogno un po' di... Ok, a questo punto arrivo al tempo 300, sono ancora in guadagno e adesso vendo tutto, quindi bc.close al tempo 300, quindi al tempo 300 vendo tutto, 3, 2, 1, via,
Ok, lui mi segna la vendita, mi segna, scusate, non vedo tutto, chiudo tutto, lui mi segna comunque che ho dovuto fare un buy, perché ho sotto di 6.600 euro, ero short, quindi ho dovuto comprarli, mi dice ok, tutto chiuso, allora ho chiuso con un bilancio di 100.494 euro, la performance ridicola, ho fatto 3 trade. Il terzo è stato quello di chiusura qui. Ok, quindi stiamo piano piano costruendo tutta la struttura. Torniamo su e modifichiamo ancora. Qui ci mettiamo self fee uguale fee, che ovviamente dovete passargli voi, valore di default 0, anzi scusate, fermi lì, fee è una tupla, ok, 0, 0, 0. Commissione in percentuale, commissione minima, commissione massima, scriviamolo. Questa è proprio la struttura che di solito si ha sui mercati, ad esempio, azionari, dove la commissione, spesso molti broker sono minimo 5 euro, la commissione è dello 0,19%, ma minimo 5 euro, quindi se fai trade troppo piccoli comunque ti applicano 5 euro, massimo 19, quindi se fai trade enormi comunque ti applicano solo 19. Ok, questo tra l'altro complica i calcoli non poco. Ok. Vediamo, modifiche. Dov'è che si fanno? Niente, basta. Solo questa modifica devo fare. Altri dati, plot, a posto, per il momento solo questo. Bene. Rieseguiamo la classe e adesso creiamo una sua classe figlia, butto via tutte queste cose. Ok. Abbiamo la classe madre, è iterative base, class iterative backtest. Iterative base, non iterative base, è iterative e non iterative. Ok, quindi in Python si crea una classe figlia semplicemente mettendo la classe madre tra i parametri. Okay. Normalmente non mi servirebbe riscrivere il costruttore della classe, perché se voi immagino sappiate tutti che una classe figlia, tutto quello che voi non specificate usa la corrispondente funzione della classe madre, quindi se io non riscrivo il costruttore, quando la inizializzo usa il costruttore della classe madre, però mi serve metterci il costruttore perché devo aggiungere una nuova variabile, quindi mi serve riscrivere tutto il costruttore, anzi no, non mi serve riscriverlo tutto, mi serve, tanto mi prendo la definizione qui, la prima riga. Perfetto. Self, symbol, start, bilancio, fee, ok. Prima cosa che fa questo costruttore è chiamare il costruttore della classe madre. Potrei ricopiarmi tutte le righe, ma non voglio farlo. Chiamo il costruttore della classe madre. In Python il costruttore della classe madre si chiama con super punto init e gli passate tutti i parametri, quindi symbol, start, end, bilancio, fee. Ok, quindi questo costruttore della classe figlia, la prima cosa che fa è chiama il costruttore della classe madre, e poi, e questo è il motivo per cui mi ho dovuto ridefinire il costruttore della classe figlia, perché mi serve la posizione. Quindi adesso voglio che lui si ricordi anche in che posizione è al tempo attuale. Ok. Poi, questo qua mi servirà per fare backtest, si chiama Interactive Backtest, mi servirà per fare il backtest. Go long, quando la mia strategia gli darà istruzione di mettersi in posizione long, lui dovrà eseguire la go long.
sarà self, virgola t, virgola units uguale non, virgola amount uguale non. Somiglia molto alla by, ma vedrete che è un po' diversa. Self.posizione. Ora, questa go long va a guardare se la posizione attuale era short, lui deve prima chiuderla, deve chiudere la posizione attuale short e poi aprire la posizione long. Prego? Oh, scusate, sì, ho perso l'if. Quindi se la posizione attuale era short, lui deve chiuderla prima e quindi cosa fa? Fa self by, sta chiudendo la posizione short, t virgola units uguale self.units, attenzione al segno meno qui, sempre attenzione, quindi lui chiude la posizione short. Ok, quindi prima cosa che fa è chiudere la posizione, un'eventuale posizione short che dovesse esserci. Adesso se amount viene specificato, controlla che se amount per caso è all, praticamente grazie a questa go long io potrò dirgli vai long con tutti i soldi che abbiamo. Quindi se amount viene specificato ed è all, allora usa tutti i soldi che abbiamo. Ok, altrimenti se viene specificato e sia che sia all sia che non sia all, tu fai una by, chiamola by con t virgola amount uguale amount. Okay. Altrimenti, se per qualche motivo ho ricevuto l'istruzione di andare long senza un amount specificato, a questo punto spero che qualcuno mi abbia specificato, scusate qui ho sbagliato, c'è una virgola e non un punto, qualcuno mi abbia specificato le unità, vabbè, se qualcuno mi dice le unità è facilissimo perché faccio self by t virgola units uguale units, vado long con quell'unità lì. E dove? Ah sì, sì, esatto, scusate. E per finire cambio la posizione, la metto 1. Che sostanzialmente questa go long è molto simile alla by, soltanto che accetterà anche un amount pari a all. In questo caso compra tutto quello che abbiamo, cioè prende tutti i soldi che abbiamo e li usa per comprare. E fa anche un'altra cosa, mi chiude un'eventuale posizione corta prima di farlo. Quindi è, diciamo, un'evoluzione della funzione by. Vi invito calorosamente a creare anche la go short. Go short e vi invito a modificare tutta questa pappardella qui. Sostanzialmente questa go long lavora a un livello un po' più alto perché la buy va anche a guardare se il prezzo è il bid o l'ask e cose del genere, invece la go long è un po' più generica, cioè un po' più di alto livello, tu gli dici semplicemente quando comprare e lei esegue, chiamando la buy ovviamente. Sono le modifiche abbastanza facili. Se la posizione è 1, devo fare sell.
E attenzione, qui il segno è più. Aspettate. No, sempre meno. Un attimo, prima ho sbagliato, mi sa. No, è sempre meno, mi sa, perché se la posizione è 1, no, è sempre più. Se la posizione è 1 vuol dire che io sono long, quindi che possiedo degli euro, quindi self unit sarà positivo. Va bene, è più. Quindi attenzione che il segno qui è più, eh. Poi, se la mount non è non, controllo che sia all in quel caso. Metto self current balance, quindi investo tutto quello che ho. Ok, ok. E qui però non è buy ma è sell. E qui non è buy ma è sell. Ok, direi che ci siamo. Alla posizione meno 1. Sì, perché alla sell noi diciamo quante unità deve vendere, sempre tipo vendine 400, non gli diciamo vendine meno 400. In realtà avremmo potuto fare una singola funzione del tipo trade, però poi c'era da controllare il prezzo bid, il prezzo ask. Sì? Col primo if statement vado short o vado a zero? Questo? Con questo vado a zero. Vado a zero. Vado sì, vado a zero. Poi vado short con tutto, con questo. Questo serve semplicemente per mettermi a zero. E questo invece per mettermi a zero serve perché sennò poi non riesco a calcolare quanti soldi ho. Invece mi metto a zero così so quanti soldi ho, perché se qualcuno quasi sempre la chiameremo con all, quindi investiremo tutto quello che abbiamo. Quindi devo sapere esattamente quanti soldi ho. Quindi mi metto a zero per sicurezza, così so esattamente quanti soldi ho e poi eseguo. Perché quando andremo in tempo reale, io non posso prevedere prima quanti soldi ho, perché guardo il prezzo, determino quanti soldi ho, poi magari il prezzo mi cambia in quell'istante, quindi intanto vendo o me mando a zero, quindi determino quanti soldi ho e poi entro al mercato. Ok, e qui ci siamo. Test SMA strategy, utilizziamo la strategia Simple Moving Average. Penso che ormai la conosciate. Self posizione uguale a zero, self trades uguale a zero, self current balance uguale self initial balance. Quindi quando chiamo la test SMA strategy a zero a tutto, tanto per iniziare. Ok, devo fare anche get data, controllo, no, perché get data me lo fa già la classe quando viene inizializzata. Ok, quindi non devo fare get data. Ok, poi adesso io qui dopo scontato di avere già i dati facciamo esattamente le cose che avevamo fatto all'epoca, se lo ricordate, tanto che c'è un mucchio di self in giro. Calcolo la media corta, calcolo la media lunga, butto via tutti i dati . Non mi piace moltissimo fare questo drop NA qui, perché vuol dire che se io chiamo di continuo la test SMA strategy, continuo a perdermi un mucchio di dati all'inizio. Quindi attenzione che ogni volta che la chiamiamo mi butta via anche i dati totali, butta via un blocco di dati all'inizio. Quindi non è bellissima questa cosa qui. A questo punto, ma probabilmente la chiameremo una volta sola, faccio il ciclo su tutti i tempi che ho. For T in range len self data meno 2. Quindi abbiamo a questo punto self data che va da 0 a len self data meno 1.
Io invece T lo faccio andare da 0 a len self data meno 3, perché il range lo crea solo fino al penultimo, meno 3. Ok, perché l'ultimo mi servirà per chiudere, poi mi tengo 2 di distanza per sicurezza. Forse potrei anche tenermi direttamente così, meno 1. L'ultimo lo uso per chiudere, però vabbè, per sicurezza mi tengo a meno 2. Ok. A questo punto, ad ogni tempo, if self data sma s punto iloc di t è più grande di self data sma l, quindi media corta più alta della media lunga, vuol dire che la media corta è quello che sta succedendo, la media lunga è quello che è successo nell'ultimo periodo, quindi vuol dire che sta crescendo, quindi io vado long. Però non serve che io vada long se la posizione è già long, quindi if self.posizione è minore o uguale a 0, allora io vado long, self.go long all, vado long con tutto. Elif, stessa cosa ma disuguaglianza invertita, stessa cosa l'if anche ma disuguaglianza invertita, e invece di long vado short. Se invece la media corta è più piccola della media lunga, se la posizione è long, io vado short. Se la posizione è long o nulla, io vado short. Altrimenti, ultimo caso, no, niente, ultimo caso, niente. Oddio. Diciamo che se la media mobile è esattamente identica alla media corta, non esco dalla posizione, resto in quella posizione lì. Ok, finito tutto il loop, quando ho finito tutto il loop faccio un self close, chiudo tutto. A che tempo? Al tempo len self data meno 1, quindi chiudo tutto all'ultimo dato possibile che ho. Secondo me qui potrei anche mettere meno 1, perché tanto mi va fino a len data meno 2. Sì, me lo correggo. Secondo me qui posso mettere meno 1. Ok. E abbiamo finito, sembra incredibile, ma abbiamo finito. Questo è praticamente il cuore del programma. Fai il ciclo su tutti i tempi, applica, non fa nient'altro che applicare la strategia solita. Se la posizione è quella sbagliata, la cambia. E arrivo. Prego? T è il range. Sì, e questo qua, ripeto, non è in tempo reale, quindi non è che io ricevo dall'esterno il tempo in cui sono, no, sto io simulando i tempi. Questo praticamente simula il tempo che avanza, questo ciclo for simula il tempo che avanza, e vedrete, praticamente scrive in un istante tutti i trade che ha fatto. Ho perso un po' di pezzi, un attimo che c'è un self t qui che dovevo aver sbagliato, a che parte? Go long, nella go long ho sbagliato, eccolo qui. Devo mettere il t dove, scusa? Nel Colombia, cioè. Ah, è vero, sì, scusa, è giusta, hai ragione. Sì. E devo mettere non all, scusate, ma amount uguale all, perché se no lui me lo prende come units. Amount uguale all. Guardate questi qua. Sì, infatti l'avevo scritto così a caso. C'è sempre un punto qui sbagliato. Allora, ritorniamo sopra, per sicurezza rieseguo la classe madre e poi eseguo anche la classe figlia. Ok, adesso l'ho tutto in memoria. Ok. BC uguale iterative back test, non è più iterative base, ma iterative back test, LUSD, virgola, parte dal 2011 0101, arriva fino al 2023
10, 30, a disposizione gli diamo 100.000 euro e per il momento gli diamo una fee pari a 0,00, quindi non paghiamo fee, anche perché non ho ancora implementato, faccio notare che non ho ancora implementato il pagamento delle commissioni, quindi è inutile che gli passi le commissioni. Perché adesso sono diventate, scusate, la prima, se vogliamo essere precisi, la prima è un float, perché è una percentuale, vabbè, però non serve. Ok, inizializzo quindi tutta la classe, c'è un bel errore, in iterative backtest. Ok, classe inizializzata, e adesso faccio bc.testStrategy, sperando che funzioni. Ok, non funziona. Perché non funzioni? Ah, perché test smart strategy. Ah sì, ci vogliono i due parametri. Cosa facciamo? 50 e 200, facciamo una cosa classica. Sono 12 anni, spero che succedano un po' di volte che si incrociano. Pronti? Via. Allora, il 19/7/2011, quindi ben 6 mesi dopo, quindi per 6 mesi la strategia non ha fatto niente, se no il 7 finalmente si degna di comprare, ha comprato 70.343 euro e gli ha pagati, ma che bello affare, vedo, poi li ha venduti a meno, e gli ha pagati 1,4216 dollari, dopodiché li ha venduti a meno. Vedete, qui ha chiuso la posizione e l'ha invertita. Strano che è riuscita a ok, l'ha invertita, sì, in realtà potevo fargliela fare tutto in un blocco unico questo, vabbè. Ha chiuso la posizione, l'ha invertita, quindi adesso sono short, dopodiché ha richiuso la posizione, bene, a meno, sì, ok, a meno qui ci ho guadagnato. Vabbè, comunque ha fatto compro, vendo, compro, vendo, vendo, compro, vendo, compro. Arrivata al 29/10/2023, ha chiuso tutto, gli ha dato questo ordine, ha chiuso tutto, dai, è andato bene, con un bilancio di 127.826, performance del 27% e 36 trade. Ok, è sostanzialmente quello che abbiamo fatto prima, ma non in maniera iterativa, semplicemente in blocco, però adesso abbiamo il vantaggio che facendolo in maniera iterativa possiamo dirgli esattamente se prendere il prezzo bid e prendere il prezzo ask, quindi già abbiamo questo vantaggio, e in più potremmo aggiungere delle altre cose che, se non sbaglio, ci dovrebbe essere un file seguente, no, real time data. Ok, avrete notato sicuramente che mancano un po' di pezzi, mancano le commissioni, proprio non sono implementate, e manca, vedete, io qui mi sono scaricato anche il prezzo A di apertura del giorno di apertura, sarebbe il caso di utilizzare prezzo per definire la strategia, ma poi quando vado long o short utilizzo a bid o a ask del giorno successivo, perché io solo il giorno successivo riesco a chiudere le posizioni. Aspettate, facciamo una modifica perché così funziona. Qui fermiamoci a meno 2 e chiudiamo tutto a meno 2, perché a casa dovrete implementare questa cosa, quindi che gli acquisti e le vendite le faccio il giorno successivo, quindi io devo chiudere tutto a meno 2 per poter fare acquisti e vendite all'apertura del meno 1. Ok, vediamo un po' il compito per casa di questa volta. Che ok, lunghissimo. Modifica la classe iterative backtest per tenere conto del fatto che noi non possiamo fare le operazioni al tempo T, dato che il mercato è chiuso. Perché abbiamo appena utilizzato i prezzi di chiusura, pertanto i prezzi di chiusura per fare tutti, pertanto usiamo i prezzi di chiusura per fare i calcoli della strategia, ma facciamo le operazioni utilizzando i prezzi di apertura del giorno dopo. Questo lo facciamo per tutto tranne che per la funzione close. Ah, ok, ritiro quello che ho detto, torniamo a metterlo come era prima. Tanta pazienza. Ok. Tranne per la funzione close, perché? Perché la funzione close, indipendentemente dalla strategia, io so che a fine di quella giornata chiudo tutto perché intendo andare in vacanza e ho finito col trading. Che resta la chiusura a fine giornata per simulare il fatto che abbiamo deciso di chiudere tutto e andare in vacanza, quindi lo facciamo la sera. Ok, questo è il compito che vi darò per venerdì, non è lungo, e poi gli altri per dopo, direi. Le commissioni non le ho minimamente considerate.
Bose Optimized Thread, no, non l'ho minimamente considerato. Va. Le ho messe dentro, ma non le ho considerate. Vabbè. E perché le ho chiamate allora? Vabbè, ok. Niente, ho messo il parametro, come si fa sempre in informatica, metto il parametro, poi non lo utilizzo.